Ieri era il 1º aprile e ovviamente il mondo Pokémon non è stato esente dalla burla, dallo scherzo, tant'è che sembra sia trapelato un leak veritiero su delle nuove forme regionali di Pokémon, come Eevee, Meryl e anche Rotom. Dalla miniatura avrete capito che, insomma, è un po' difficile che roba del genere possa entrare nei giochi Game Freak, ma andiamo ad analizzare per gradi queste nuove forme regionali. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo subitissimo quindi con la forma regionale di Eevee, il Pokémon Paella. Come dice il nome? Il nome è Paella. Sì, scritto Paeria o Paelia, però i giapponesi non sanno parlare, quindi è Paella, tradotto in una lingua comprensibile. E ovviamente non può essere, non è mai una cosa possibile. O meglio, sì, potrebbero effettivamente giocare sul fatto che quel riso giallo, quindi con lo zafferano, sembri un manto, potrebbe essere una pelliccia. Ci sono le cozze, come vediamo, i peperoni dovrebbero essere quegli spicchi di mela e i gamberi, e poi ovviamente una padella in testa per completare l'opera. Che magnificenza! Davvero un Pokémon così me lo porterei in squadra e poi lo prenderei a morsi giusto per saziarmi quando ho fame, cioè sempre. Ma insomma, questo era una cosa un pochino, no, più delicata rispetto a quello che possiamo vedere poi sotto, che è Ganja Meryl. Lui si chiama Ganji Meryl, però è ovvio che tu lo vedi, è verde, sta in botta. Ganja. È stupendo, è davvero bello. Io credo che questo forse, insieme alla prossima forma che vedremo, quella che avete visto in miniatura, è forse il leak più bello che avremo in tutta la campagna marketing. Di leak falsi, ovviamente, sto parlando. Leak falsi. Ed ora, la nuova trasformazione, la nuova forma di Rotom. Rotom Massaggiatore. Come dice il nome, massaggi Rotom. Il problema è che non è una forma che potremmo notare nei giochi di Game Freak, non verrebbe mai inserita in un gioco Game Freak questa cosa. Questo è un vibratore. Ora, il vibratore, per chi non è addetto ai lavori, serve a massaggiare una specifica parte del corpo. E non sto parlando dei muscoli, perché per i muscoli esiste un massaggiatore, ma è a forma di martello e batte sul muscolo. Invece questo vibra, dal nome vibratore. Insomma, non serve che io spieghi altro, no? Già dalla Ganja Meryl si poteva dire ok, lì che è falso al 100%, ma Rotom Vibratore mi fa rivalutare tutto. Ovviamente no, è per forza falso, perché se questo dovesse essere vero, oltre alla grandissima burla che troveremo in giro per il web, già di art ne abbiamo a bizzeffe, figuratevi con questo, beh allora io perderei tutta la mia fiducia nell'umanità. Già non ce l'ho. Se poi questo è vero, beh, è finita. Però è comunque un leak piuttosto divertente, dai, ci sta. Anche se Ganja Meryl, secondo me, è più divertente di tutti. Cioè, guarda, è un Meryl verde radioattivo che sta in botta perché, vabbè, Ganja, ovviamente. Che bisogna fare? Niente, è così. Tra l'altro, il peso sospetto di Rotom, 180 kg. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!